Gentili telespettatori, buona giornata e benvenuti a questa edizione di Tele Italia. Sono stati organizzati molti flash mob in tutte le città e c'è un video che ho trovato sul Corriere della Sera dove si ascolta un trombettista suonare "O mia bella Madunina" dalla finestra dietro una grata al primo piano, e alla fine dei grandi applausi. Lui è Raffaele Köhler, che ha regalato un concerto inaspettato suonando "O mia bella Madunina" dalla finestra, per la gioia di chi affacciato ai balconi ha applaudito entusiasto. Sono usciti fuori tutti dai balconi dei condomini, delle case che c'erano adiacenti e laterali, e dopo questa esibizione, che sarà durata 2 minuti e mezzo, ha suonato "O mia bella Madunina" con la tromba. Non so se esattamente lo strumento si può definire una tromba, trombettista sarà una tromba, credo, però veramente un'esecuzione fatta veramente bene e molto commovente, perché alla fine grandi applausi da tutti i condomini vicini, perché attenzione, una tromba nel silenzio della strada si è sentita veramente in tutto il quartiere. Poi un'esibizione veramente fatta bene. Si è schierata virtualmente anche l'Aeronautica Militare, che su Twitter ha ripubblicato il volo acrobatico delle frecce tricolori. Finestre aperte come i nostri cuori, distanti sì, ma uniti con la mente e con la voce. Italia chiamò, l'hashtag. A Roma è previsto un bis per oggi, di nuovo affacciati a cantare azzurro, e un tris per domenica con "Il cielo è sempre più blu". A Milano si replica questo pomeriggio dalle 18 alle 19, l'idea è di gridare per 10 volte consecutivi "Milano tornerà". Un urlo per sentirsi ancora vivi, meno soli, più leggeri, perché bisogna crederci, alla fine andrà davvero tutto bene. A Bologna, ad esempio, il presidente del quartiere Navile, Daniele Ara, ha preso la chitarra e ha suonato dalla finestra "Il pescatore" di Fabrizio De André, accompagnato dalle figlie. Nella capitale la prima nota ieri l'ha fatta vibrare un basso solista, dopodiché è partita tutta una chiassosa orchestra con "Spartito libero" e l'immancabile vendittiana "Roma capoccia". Da San Paolo alla Garbatella, da San Giovanni a Trastevere, famiglia allargata al completo, Alessia Marcuzzi, Simone Inzaghi, Francesco Facchinetti, bambini compresi, a cantare al cielo l'inno tricolore. E poi quello che è stato più cantato è stato l'inno nazionale, il brano più gettonato. Ognuno poi si è fatto da solo la sua playlist della speranza. A Fuorigrotta, concerto per sirene, tamburelli e caccavelle. Gran frastuono di pentole e coperchi, ma anche una cornamusa scaccia tristezza. Nell'inospitabile e nell'insospettabile Torino. A Cagliari, Ave Maria in sardo dal balcone con la fisarmonica. A Milano ci hanno dato dentro con "O mia bella Madunnina", come vi raccontavo prima, con arrangiamenti a piacere. A Napoli, Portici e San Giorgio a Cremano si sono portati avanti, cominciando giovedì sera, con uno struggente "Abbracciame" del neomelodico Andrea Sannino, che passava di balconcino in ballatoio, così come a Lecce e Benevento, stregate da una mega tammurriata. E poi tutto era partito con un flash mob sonoro lanciato proprio su Facebook dalla street band capitolina Fanfaroma, e che in poche ore è diventato più che virale, moltiplicando in foto, post e video sui social. "Apriamo le finestre", avevano scritto, "usciamo in balcone e suoniamo insieme, anche se lontani, così il nostro paese diventerà un gigantesco concerto gratuito", e proponevano gli organizzatori, a cui si è unito il sindaco Virginia Raggi, dando appuntamento un'ora dopo, prima di rettificare. "Cantiamo una canzone tutti insieme, facciamo sentire che siamo una comunità, anche se non ci possiamo toccare". Fedez e Chiara Ferragni che schiudono la loro finestra milanese, influencer pure quella,
con lei che si commuove, dice: io piango ogni volta che sento questo inno, troppo fiera di essere italiana sempre. Le signore anziane del quartiere spagnolo di Napoli che sventolano fazzoletti accanto agli stendini con i panni ad asciugare, il ragazzino che in mancanza di meglio picchia forte sulla pentola con il mestolo di legno del ragù della nonna, e tutta l'Italia segregata in casa che nel primo venerdì di zona rossa integrale da nord a sud, isole comprese, alle 18 e giù di lì si ritrova unita, anche se distante, sulle note di un inno di Mameli variegato e collettivo che risuona da balcone a balcone per rompere il silenzio e attutire la cupa malinconia di questi giorni amari, che almeno per cantare ci si può togliere la mascherina senza paura, e questo isolamento per qualche minuto sembra meno cattivo, più lieve da sopportare. Ma c'è anche poi la bimbetta che soffia nel clarinetto le note dell'inno nazionale da sola sul balcone, anche se l'ha imparato a scuola solo 4 mesi fa, e il vicinato alla fine applaude e la mamma si commuove. C'è la ragazza che dal terrazzino con le primule accarezza le corde dell'arpa, che suona la tromba, chi il sassofono, chi canticchia, chi stona, ma va comunque bene. Giuliano San Giorgi dei Negramaro si affaccia e con la chitarra al collo e non risparmia l'ugola e intona tanto l'aria sa da Cagnà di Pino Daniele. Dice: ho cantato per la mia strada a Roma, ho ancora i brividi, è stato come un abbraccio. Vi giuro, piango ancora, dice il cantante. E tutta l'Italia è in casa nel primo venerdì integrale da nord a sud. E così c'è stata questa bella rappresentazione degli italiani, da cori e canti sui balconi, da Napoli a Misano, la musica che unisce il paese. Certo, i numeri fanno venire i brividi più dell'inno di Mameli. Da domani le principali città italiane, molti parchi saranno chiusi, e finalmente, ecco, no, visto che è tutto chiuso ma si può andare a farsi la passeggiata, a correre al parco, mi sembra un po' ridicolo, e ci pensano per fortuna le città e le regioni a sopperire alla lentezza e al modo di operare del governo di Giuseppe Conte. Quindi lo hanno deciso diversi sindaci e governatori con ordinanze ad hoc. E dicevamo, visto che su questo punto il decreto del governo non è stringente e il Premier Conte sta resistendo alle pressioni delle regioni per varare misure ancora più restrittive. Intanto sono arrivati gli aiuti dalla Cina, che hanno appena annunciato nuovi minimi assoluti. Giovedì sono stati registrati solo 8 nuovi casi e 7 decessi, che portano il totale a 3.176. In Italia, invece, secondo l'ultimo bollettino della Protezione Civile di venerdì 13 marzo, è di 17.666. e i morti sono 1.266, con 1.439 guariti. Nel mondo sono oltre 135.000 i casi. Intanto negli Stati Uniti i centri di prevenzione fanno delle previsioni apocalittiche. Lo scrive il New York Times, che ha ottenuto ed elaborato la documentazione. I contagi in USA potrebbero essere compresi da 160.000 e tra 160 e 214 milioni di persone, che potrebbe durare mesi o forse anche un anno. I morti potrebbero essere tra 200.000 e 1,7 milioni negli Stati Uniti. Non solo, sulla base dello scenario catastrofico ipotizzato, tra 2,4 e 21 milioni di americani potrebbero richiedere il ricovero, facendo andare completamente in tilt il sistema sanitario nazionale, che ha solo 925.000 letti d'ospedale, stando ai dati dell'American Hospital Association. Questo scenario, il peggiore dei quattro, non tiene conto delle misure di prevenzione adottate dal governo federale, degli stati e dei singoli cittadini. Quando la gente cambia il proprio comportamento, questi parametri non si possono più applicare, osservano. C'è molto margine di miglioramento, avvertito, se agiamo
in maniera appropriata. Speriamo che questi dati catastrofici non siano reali. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita e nella community trovate tanti sondaggi a cui poter partecipare e commentare. Siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.